Cari amici del Milan Calcio, siamo qui riuniti a Milanello per il vertice del calciomercato e per il calciomercato un calciomercato che quest'anno sarà spumeggiante. Dimenticatevi l'era dei parametri zero, l'era dei Bonera, degli Zaccardo e dei Poli. Con i soldi del Mr. B, il nostro Adriano Galliani non dovrà più fare l'elemosina, ma potrà fare il mercato come un dirigente normale. Andiamo! Cosa fare? Mercato normale! Ma soldi! Giocatori veri! Basta Scarponi! Grazie presidente! Grazie di cosa? Grazie Mr. B! Puttana, questi qua c'hanno i soldi. Buongiorno Massimo. Sta zitto, faccio da perdere un cinese. Non vedi che qua sto ascoltando? Ho messo una cimice a Milanello per sentire chi comprano. Questi qua adesso c'hanno i soldi. Il Mr. B è pieno di grano. Non come te, faccio da pirla. Taci insomma, che la riunione prosegue. Allora, parola all'allenatore. Sinisa, che giocatore vuoi? A me non me ne frega un cazzo della mezza sega. Io voglio l'attaccante più forte, nostro re. Re degli zingari, Re Zlatan, con lui tanti spacca bottiglie e ammassa famiglia. Per favore. Adriano, prendi nota. Barbara, tu e la tua migliore amica Filippa cosa volete? Papi, io e la Barbara volevamo dei pezzi molto grossi. Ma come fa? Come piacciono a noi. Uffi, basta coi pistolini. No. Già ci hai mandato via Clarence. Adesso che abbiamo ancora tanti soldi, vogliamo dei veri mandini. Ma no. Vogliamo con Don Bia, che ce l'ha lungo più di Pogba. E va bene, vada per il con Don Bia. Non facciamo i tir, Adriano. Per il con Don Bia offriamo 1 milione a centimetro. 34 milioni. La madonna, ma cosa c'è sotto questo qua? Porca puttana. Questo condombia qui potrebbe essermi doppiamente utile, oltre che in campo, che ne abbiamo bisogno, anche fuori, che con quelle misure lì mi può tenere a bada la banda. Così l'Icardi, al posto che 20 gol, me ne fa 40. Molto simpatico. Senti, Vanda, c'ho sotto mano una taglia 34, il condombia, ti interessa? Stai comprando condombia, bravo. Grazie, Vanda. Uè, cinese, è il tuo momento, carica la PayPal e spacchiamo Monte Carlo. Mettici su 35 milioni e tac, lo fottiamo al Milan. 35 milioni? No, Massimo, floppy 35 milioni, floppy! Ma faccio da pirra, non hai ancora speso un cazzo, cosa sei venuto qua a fare? Devi cacciare il grano! No, Massimo, no, floppy, 35 milioni, floppy! Porca puttana, devi inventarmi qualcosa. Tac, ce l'ho! Senti, Mr. Sushi, il condobia ci serve per arrivare al Ventola, il tuo preferito, è l'uomo perfetto per il Ventola, è quello che gli fa gli assist. Sai che coppia? Con Don Bia Ventola! Ma Ventolino mio! Andiamo subito a Monte Carlo! A comprare con Don Bia! Con Don Bia Ventola! Tutto in macchina! Forza in macchina! Dai Javier, salta sul chettone! No, presidente, io vado di corsa! Faccio prima, vi aspetto là! Molto simpatico lo Javier. Dai, scherzo cinese. Bisogna arrivare prima del Milan. Eccoli. Grazie presidente. Con Don Bia. Accelera sinistra, accelera. Però attento al velox. Non preoccupate presidente, tanto è rubata. Adesso metto il nostro. Dai cinese, dai, schiaccia che li passiamo, porca puttana! Va troppo veloce sti qua, il Mihajlovic ha la macchina trucchetta! Via, fuori dai coglioni! No, porca puttana, c'è anche la Juve, sti qua c'hanno una pecca di soldi! 100 milioni sul nero, porca di quella! 100 milioni sul nero? Sul Kong Don Bia? Ma porca puttana! Abbiamo già perso, cinese! Dai che devo andare al casino di Monte Carlo! Tutto sul nero!
Dai cinese, schiaccia, che il Milan è quasi arrivato. Siamo arrivati a Monte Carlo, oh. E per il grande Milan, oh, il Pip, per Condombia rosso-nero, il Pip, ecco, l'ha preso loro, porca puttana. Pronto? Presidente, ma dove siete? Ma no, lascia stare, Javier, torna indietro. Il cinese qua va come una lumaca. È arrivato prima al Mena. Presidente, sono già qua da mezz'ora io. Milano Monte Carlo di corsa in 7 minuti e 34 secondi. Ho preso il Condombia, ha già firmato. Bravo, Javier, molto simpatico. Condombia, ventola! Ventola, ventola, ventola! Ventola, ventola, ventola! Che puttana, ancora sto ventola. Beh, meno male. A Galliani. Me la son vista brutta. E ha rischiato di spendere 34 milioni. Sbagliato. Sai quanti parametri zero posso prendermi adesso? Oh. Beh, ora pensiamo finalmente al rinnovo di Zaccardo, che costa poco. No! Rosso! Porca di quella! E voi a casa, seguite gli autogol su Facebook e mettete mi piace alla loro pagina. Tac! Preso!